Luca ebbe te, se non mi merda. Ma che servizio hai fatto? Noi a Napoli compriamo materiale per lo scudetto del Napoli con il reddito di cittadinanza. Poi che hai fatto? Gliel'ha mandato al tuo amichetto Filtri e l'ha fatto schiattare in prima pagina facendosi sputtanare da tutti. Se non lo sai, ma qua a Napoli anche le gioiellerie stanno vendendo le bandiere. E se una famiglia va in un supermercato a fare un po' di spesa e un bambino piccolo chiede una bandiera di 3, 4 euro, 5 euro, qual è il problema? Ma il reddito di cittadinanza sono soldi pubblici. E i vitalizi cosa sono? 2 giorni di governo, un vitalizio per tutta la vita. E i soldi che noi diamo ai politici per farci governare alla fame e alla miseria, chi li paghi tu? Non sono soldi pubblici. Beh te, lo vuoi un bel servizio? Facciamo un bel servizio sul Bunka Bunka. Facciamo un bel servizio su quelle 54 udienze assolte. I patti. Quelle non le fai, eh? Ti danno le tette sul culetto? E ci mi fa arrabbiare, caro Ebete. Non sei nemmeno tu. Sono i contribuenti alle segnalazioni. E c'è Till. Ebete, mi hanno bucato la ruota. Ebete, ce la metti in seconda fila. Tutti farsi moralisti e paladini della giustizia. Devo fare una domanda a questi chiattilli, è una mia curiosità forte. Ma se trovate vostra moglie nel letto con un altro, che fate? La segnalazione a Luca Ebete?